to the highway, won't you lend me your name? Your way and my way seem to be one and the same. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool to wanna pass that way again. But you know I could feel it on a country road. Sail on home to Jesus, won't you, good girls and boys? I'm all in pieces, you can have your own choice. But I can be a heavenly band full of angels and coming to set me. La salute che fu fregata. A tentare la magra. Questa è la vita. On a country road. I guess my feet know where they want me to go. Walking on a country road, yeah. Take to the highway, won't you lend me your name? Your way, my way seem to be one and the same, child. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool. I wanna pass that way again, but I could feel it, Lord, on a country road. Walk on down, walk on down, walk on down, walk on down a country road. La 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 la. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't you just like a friend of mine? You hit me from behind. Guess I'm gone to Carolina. She's a silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying. Ain't I gone to Carolina in my mind? There ain't no doubt. Come ti chiami? Il mio vero nome è Rosalba. E mi chiamino Rosina. Mi chiamino.
Però è Rosalba il vero nome, perché è la, il nome di nonna porto io. Quanti anni c'hai, Rosa? Non lo so, ci sono degli 22, fagli tu, io conto che lo sa fa meglio di me. Quante trebbiature hai visto? Me ne levo, se me ne aiicino, me ne levo. Perché te li levi? Me li levo che sono più ragazza, no? Come fa? Tipo, a mettere gli anni, che ci fa con gli anni? Non va bene, però a donde che sono stata mi stanno ripianta, signore, perché bisogna essere solo cristiani sopra la terra. Sa come? A voler bene a, chi, a, a chiunque, pure a uno che è falotico. Tu, con la santa dimora di Dio, gli rispondi, gli parli, c'è un umano, e se, qui si cambia, qui io non, non, ti dis, non ti distrai più, guarda. Mamma, ah, mamma, questo fa la... Senti, Rosina, quante trebbiature hai visto nella tua vita? Quante trebbiature? Io ne tengo 60 anni, no? Da 15 anni sono maestro che ti fa. Pure a mani, pure a mani siamo tenuti a fare delle ode con le pesci, con le vacche, i cavalli, capito? Con le cavalli. Lasciamolo perdere. So, è faticato, figlia mia, se sapisci. E come si fa a alleggerire la fatica? Si alleggerisce con che cosa? Col canto, con la passione, se con che metto, cosa? Con qualche canto, con la salute. Io ancora tengo pigliana medicina. A 80 anni, ancora tengo pigliana medicina. Guarda, è vero. Mo perché lo tenessi, guarda. Signore, ti ringrazio. Guarda, perché quello guarisce una cosa e ne ruina un'altra. A me... questo mi, perché vedono tutte quante quello, mi piglio questo, quello mi piglio quest'altro, quello mi piglio quell'altro, e poi non si raggiunite. Ah, e cantemmo tutte quante, le amiche, no, no. E poi si facevano gli incontri con gli uomini, con i ragazzi, vi venivano a corteggiare quando stavate in mezzo al grano? Non tanto, non tanto, perché teniamo faticate, nemmo, sì. Allora, ma chiedi quale quattro anni, che degli vicini manco vedete, non degli vicini, ma che stai scherzando, non guardiamo che... è tutto diverso, è tutto diverso. E come facevate poi per incontrarvi? Quando si è deciso di de venire a casa, vai a casa, lui c'ha gli genitori, se tu sei contenta, di fare lui c'ha gli genitori, e allora si inizia l'amore proprio, vero, insomma, come tengo io. Ecco questo, se no, a posto tuo, perché noi eravamo pure quattro figlie femmine, eravamo. E insomma, come tengo, ci paghiamo pure per quelle montagne, perché crabi, pecore, vacche, cavalli, non mi è mancato niente, guarda. Non mai, questi giovani di oggi, gli dico che non trovano la moglie perché le mogli si sono stupidite. Chi piglia un verso, chi ne piglia un altro, questo mi sta a sentire. E allora? A capezza, come le cavalle. Pigli la capezza e cammini, le porta a terra. La moglie la tenevano a capezza? No, le... insomma, prima gestire più serietà, più, come tengo invece, tieni libera, ti vicino a vedere di parlare con un ragazzo di notte, di dire, ma dove? Ma che sta scherzando, signore? Dove sono più sole che qua, sotto ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa. E gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia probabile, un amore che non vale più. Poi verso sera li vedi, tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere. Ballo anch'io se balli tu.
paese dei tropici, qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano vanno verso la nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Paola Protopapa, campionessa paralimpica di canottaggio, ha scelto di vivere a Tornimparte. Perché? Prima di tutto l'avevo già girata prima e le montagne le amo profondamente. Avete un territorio bellissimo, molto... È diverso in tutti gli aspetti, dalle persone ai paesi, alla terra stessa, dalla montagna al lago. E io mi sono innamorata di questo posto e sono venuta. Che cosa è rimasto nel cuore di Paola delle persone di questa terra per farle fare questa scelta? Ma io vivo nella frazione di Pialacosta e siamo pochissimi abitanti. E quello che ho sono pochi gesti e quotidiani che però mi riempiono il cuore, mi fanno vivere bene. Sono stupidaggini, dal caffè all'aiutarci l'uno con l'altro, e una chiacchiera, e poi anche il fatto di imparare a vivere in maniera molto semplice. A me stanno veramente insegnando tutto, quindi questa cosa per me è un valore aggiunto alla mia vita. E Paola oggi ha partecipato alla mietitura, alla festa della mietitura. Che cosa ha lasciato questa esperienza nel suo cuore? Beh, intanto l'allegria, cioè mi diverto. Poi c'erano le mie amiche di Pialacosta, quindi c'era Fernanda che intona i canti, mi fa impazzire. Poi soprattutto ritengo che tutto sia un bagaglio, no? Io ho il mio piccolo pezzo di terra, la rispetto molto, la coltivo, e oggi ho fatto mille domande per cercare di migliorare, quindi è anche l'occasione per confrontarsi, no? Almeno per chi non sa il mestiere, impari qualche cosa. E poi sapere la tradizione di dove abiti è fondamentale. Infatti per me trasmetterlo ai ragazzi è un compito che voi avete, ed è fondamentale, perché la tradizione non va persa, assolutamente. Qual è stato il momento più bello della giornata? Ma dall'inizio, da andare a prendere a Pialacosta le signore, portarle qua, poi loro mi hanno insegnato, appena ho usato la falcetta mi sono tagliata il sangue, mi sono nascosta perché mi vergognavo, poi ho imparato e quindi sono andata avanti meglio, e poi mangiare, poi vedere insomma un'organizzazione non indifferente, cioè tutti fanno tutto, e poi alla fine deve esserci alle spalle un lavoro enorme. Quindi anche il fatto di dire, vabbè, se posso aiutare, voglio aiutare anch'io. Quindi ogni momento è stato bello, anche questo.